Ciao a tutti i lettori di In Sella, oggi mi trovo in compagnia di Fantic Motor per provare l'intera gamma 2022, sia cross che enduro, ma oggi ci focalizzeremo su di lei, la XEF 450, grande novità di questo 2022. Non ci rimane che vestirci, entrare in pista e dare gas. Oggi ho raggiunto un grande traguardo in sella alla Fantic. Di solito è il pilota che cede, oggi è la ruota davanti che ha ceduto e abbiamo bucato, quindi andavo troppo forte. Tanti si chiedono sempre: ma come va la moto da enduro in pista da cross? Possiamo utilizzarla anche in pista, fare salti, o le sospensioni sono troppo morbide, l'erogazione del motore magari troppo morbida anche quella? Adesso entriamo con la moto da enduro, con la nuova XEF 450 in pista da cross. Siamo ad Albettone, una pista storica dove si correvano i campionati del mondo motocross tanti anni fa, dove adesso si corrono i campionati italiani, quindi una pista tecnica con dei salti abbastanza impegnativi. Andiamo a vedere come si comporta. Siamo giunti al termine della prova della nuova XEF 450 2022 di Fantic, che devo dirvi, mi sono divertito moltissimo e posso dirvi con certezza che abbiamo davvero una buona base per praticare enduro, ma anche partecipare magari nei rally, e io personalmente sono già all'opera nello sviluppo di una moto da Dakar su base Fantic. Guardando nel dettaglio, oggi abbiamo potuto provare la moto davvero in diverse situazioni, dal fettucciato da enduro ai tornanti stretti con le radici nel bosco ed anche in pista da cross. Posso dirvi che questa nuova XEF 450 2022 è una buonissima base di partenza per chi cerca una moto facile da guidare, con un bel po' di potenza. I cavalli si sentono, però grazie alla centralina Get che monta di serie la nuova Fantic, abbiamo un'erogazione del motore molto morbida e quindi gestibile anche nell'enduro. La grande differenza girando in pista da cross e girando nell'enduro che ho potuto sentire e percepire: nell'enduro mi sono trovato a guidare quasi sempre con la stessa marcia, ero quasi sempre di terza, e anche nelle curve strette con un colpo di frizione riuscivo sempre a tenere la stessa marcia. Nel cross invece mi sono ritrovato ad utilizzare molto di più il cambio, continuavo a cambiare marcia. Ovviamente questa è una moto pensata per l'enduro, quindi per il suo utilizzo è sicuramente ideale, però perché non utilizzarla anche in pista da cross? Tanti enduristi tante volte si pongono dei limiti pensando che la moto non sia adatta per poter affrontare salti e l'asperità di una pista da cross. Invece, grazie alle sospensioni Kayaba davvero ben settate, potevo chiudere tutti i salti in pista da cross, però allo stesso tempo trovare trazione e controllo nelle mulattiere e nei sassi nell'enduro. Decisamente uno dei grandi vantaggi di questa moto è la stabilità. Nell'enduro, quando affrontiamo anche delle pietre smosse ad alta velocità o ci troviamo a dover fare una brusca staccata per entrare in curva, lei è sempre molto precisa sull'anteriore e ti permette di osare quel tanto di più giro dopo giro senza correre rischi. L'anteriore si inserisce molto bene in curva. Io sono alto 183 cm. Per un pilota della mia altezza, tendenzialmente quando guida in piedi la Fantic sentirebbe quasi il bisogno di alzare un po' il manubrio. Però in realtà per l'utilizzo
nell'enduro e soprattutto nelle curve strette, nei canali, ho tenuto la configurazione standard e ho solo piegato un po' indietro il manubrio e riuscivo sempre ad avere controllo. Sicuramente quando guidavo in piedi ero un po' sacrificato con la schiena in avanti, però questo non ha influito in nessun modo nella guida e nella performance della moto. L'impianto frenante è Nissin, quindi qualità giapponese, molto molto preciso e con la giusta modulabilità per poter trovare controllo anche su terreni scivolosi. Per quanto riguarda invece l'ergonomia dell'intera moto, le plastiche sono ben disegnate, quindi ci si muove senza mai impigliarsi da nessuna parte sulle plastiche. Abbiamo il coperchio del filtro aria qua accessibile senza il bisogno di nessun attrezzo, giriamo lo sgancio rapido, viene via, è in una posizione molto protetta, quindi rispetto alla classica posizione qua laterale, qua è molto alto, quindi se andiamo ad affrontare guadi o ci troviamo in situazioni molto polverose, è una zona particolarmente protetta dove difficilmente arriveremo ad avere acqua. La sella offre un grip incredibile. Sulla sella abbiamo un tessuto piramidale, con l'esperienza di tanti anni vi posso dire che questa è fatta da Selle dalla Valle, perché è il tessuto particolare che utilizzano loro anche sulle moto factory dei team nel mondiale enduro. Quindi abbiamo una copertina sella che anche in caso di fango ci permetterà di non scivolare mai indietro, grazie non solo al tessuto piramidale ma anche a queste gobbette che ci permettono di non indietreggiare troppo e soprattutto quando siamo in salita aggrappati al manubrio di rimanerci. Questa moto è omologata a Euro 5, abbiamo una marmitta fatta in collaborazione con Arrow, la marmitta dà un buon abbrivio in accelerazione, ma uno degli aspetti che ho gradito molto è la protezione in carbonio su entrambi i lati. Abbiamo la marmitta che fa tutto il giro intorno al motore e questa protezione ci permette di evitare il rischio di bruciarci i pantaloni o gli stivali. Oltre alla protezione in carbonio sulla marmitta, molto bello il paramotore perché particolarmente avvolgente e protegge anche la pompa dell'acqua. All'anteriore abbiamo un display con tutte le informazioni che fa da contachilometro, ci dice se siamo in marcia o in folle, spia motore, spia della riserva, molto compatto, quindi comodo, e se qualche endurista lo vuole levare è anche particolarmente semplice da smontare. Un altro piccolo dettaglio, ma da me molto gradito, è il fatto che abbiamo l'accensione e lo spegnimento tutto su unico blocchetto, quindi mi trovo sulla sinistra ampio spazio per poter montare magari un portatelefono, un porta GPS, abbiamo molto spazio sul manubrio. Il salsicciotto è ampio, quindi se atterrate corto su un salto o su un ostacolo sarete ben protetti. La mascherina portafaro è molto compatta, della stessa larghezza delle forcelle e di paramani, sono fatti in una plastica particolarmente flessibile, quindi in caso di caduta o di rami sarà minore il pericolo di spaccare i paramani. Alcuni di voi saranno pronti nei commenti a dire: ma la Fantic è base Yamaha, del VR, sono la stessa moto? No, ci sono particolari differenze, a partire dalle sospensioni che hanno un setting e hanno delle molle diverse che Fantic ha sviluppato assieme ai propri collaudatori, ma la più grande differenza viene dal motore, perché grazie alla marmitta e alla centralina RX della Gett si ha una risposta molto più decisa, soprattutto ai bassi regimi e in accelerazione rispetto alla Yamaha VR. Abbiamo una moto più propensa al racing e a soddisfare un po' tutti gli utenti, dall'amatore a chi vuole una moto quasi pronto gara. La sella ovviamente, come abbiamo già detto, è diversa, anche le plastiche, quindi sì, abbiamo una moto che di base ha lo stesso motore telaio della Yamaha, però la sensazione nella guida è totalmente diversa e sembra di avere tra le mani una Fantic XEF 450. Se avete domande scrivete giù nei commenti, ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube e all'Instagram di In Sella, anche al mio Manuel Lucchese, e noi ci vediamo in edicola con la recensione completa e tutti i dati tecnici. Alla prossima ragazzi, ciao!